Bene, buonasera a tutti, direi che possiamo iniziare puntualmente. Innanzitutto grazie a tutti voi per aver accolto l'invito. Iniziamo con questa sera questo ciclo, i miti fondatori, che si snoderà per 8 serate fino alla metà di marzo. Io voglio ringraziare ovviamente i 3 curatori, Mauro Bonazzi, Mario Ricciardi e Mario Vegetti, che hanno costruito questo progetto. Voglio aggiungere una cosa. In realtà questa idea mi è stata presentata qualche mese fa, così, chiacchierando un attimo da Mario Vegetti, che aveva avuto questa intuizione, e devo dire, quando me l'ha accennato, ho fatto un soprassalto, ho detto, accidenti, questa è una grande idea che dobbiamo assolutamente prendere in mano e sviluppare, per una ragione al fondo molto semplice, almeno io così l'ho interpretata, poi sentiremo nello sviluppo della discussione come uscirà, che in realtà noi siamo dentro, per alcuni aspetti stiamo entrando, ma in realtà siamo dentro un'epoca di cambiamenti davvero tumultuosa. In parte già ci siamo, in parte si preannuncia all'orizzonte. Sono cambiamenti tanto intensi che sono perfino difficili da decifrare, da capire dove si sta andando. E penso che in un passaggio di questo genere sia davvero fondamentale, importantissimo riuscire ad andare alle radici di come è partita, si è costruita la nostra civiltà. E quindi non c'è nulla di meglio di questo che riuscire a riproporre, rielaborare quali sono stati i primi grandi miti fondanti su cui si è costruita la nostra civiltà. Io penso che questo ci possa aiutare tantissimo a riflettere e ragionare anche su quello che sta accadendo, quello che si intravede all'orizzonte. È per questo che ritengo, dal primo momento in cui me l'ha accennato Mario, a questa proposta, ho detto questa è una proposta di straordinario interesse su cui vale la pena di concentrarsi, di mettere tutte le nostre energie, perché davvero è qualcosa di grande interesse. Vedo che anche la risposta vostra, in qualche modo distintivamente, coglie il senso di questo che abbiamo percepito fin dal primo momento. Quindi grazie ai nostri curatori, grazie di cuore a Mario Vegetti per l'idea che ha avuto. A te la parola. Buonasera. Grazie a tutti per essere qui, grazie a Ferruccio per le parole gentili che ha avuto nei riguardi di questa mia fugace idea. E noi facciamo seguito al ciclo Gli antichi e noi, cominciato l'anno scorso. È una fresca tradizione della Casa della Cultura, che però ha attecchito bene. Evidentemente il terreno della Casa della Cultura è propizio e favorevole a questi esperimenti. E quindi questo nuovo ciclo fa seguito a quello dell'anno scorso, con intenti però più problematici, un po' più profondi di quanto non avessimo l'anno scorso, e un percorso piuttosto complicato anche per certi aspetti, ma remunerativo spero per altri. 2 chiarimenti sui termini miti e fondatori. Intendiamo mito nel senso più esteso del termine. Racconti memorabili di dei, eroi ed eroine che ci raggiungono dalla Grecia profonda. Grandi personaggi letterari, come l'Edipo di Sofocle, di cui sentiremo parlare questa sera, o l'Achille Omerico. Figure composite fra mito e scrittura, come Prometeo. Racconti, personaggi e figure che presentano fin dall'origine una intensità simbolica, una potenza di significazione, una condensazione di domande di senso, tali da lasciare una traccia indelebile nella tradizione culturale a cui sono stati trasmessi. Fondatori dunque in questo senso, che questi miti contribuiscono a identificare, a dare forma, a offrire supplementi di consapevolezza alle questioni decisive dell'esistenza individuale e collettiva. Renderla pensabile, renderla organizzabile secondo una forma che viene appunto da lontano. Dare forma alle domande di identità e di appartenenza che ogni epoca della cultura si pone. Ripensare criticamente a questi miti fondatori significherà allora anche acquisire una maggiore consapevolezza del nostro modo di concepire il mondo, la storia, la vita stessa. Ogni incontro consisterà di 2 conversazioni. La prima verrà tenuta da uno specialista dell'antichità che chiarirà la configurazione antica del mito. La seconda invece da uno studioso della modernità che discuterà i modi in cui si è rispiegata l'efficacia del mito,
nella sua continuità, nelle sue differenziazioni, talvolta persino nella sua opposizione. È il caso di Ulisse rispetto ai suoi tratti originali. L'Ulisse greco voleva solo che tornare a casa. L'Ulisse latino e medievale voleva invece andarsene il più lontano possibile. E questa è una storia curiosa che va raccontata e capita. Meglio di me chiariranno il senso del ciclo, il tema e i relatori di questa sera, che sono sia il tema che i relatori, diciamo, piuttosto tosti, ecco, se vogliamo dire così. Non c'è come la storia di Edipo a mostrare come l'antico, persino malgrado se stesso, abbia agito nella formazione di parti importanti della nostra consapevolezza culturale. I relatori non hanno certamente bisogno di presentazione. Mi limito a dire che, di Silvia Vegetti Finzi, che uno dei primissimi saggi che lei pubblicò nella sua carriera era intitolato Il lungo cammino di Edipo. Evidentemente è un lungo viaggio che non hanno ancora interrotto, perché questa sera si ritrovano a farne un altro tratto. Di Mauro Bonazzi dovrei invece dire che insegna la Statale di Milano, ma gli farei torto. È notizia recente la sua chiamata ad una delle più prestigiose cattedre europee di storia della filosofia antica, quella di Utrecht in Olanda. Complimenti a Mauro, non senza il rammarico di perdere uno dei più validi collaboratori alla Casa della Cultura, a meno che non venga a farci qualche conferenza in olandese, che noi gradiremmo moltissimo. Bene, il prossimo incontro sarà sull'antico della polis. Do la parola al nostro neo olandese. Buonasera, ringrazio Mario per la presentazione e per le parole gentili, ringrazio anch'io e soprattutto perché è veramente stato un piacere e un onore organizzare questa serie di incontri con lui, perché l'idea è nata da lui e anche il modo in cui organizziamo questa serie di percorsi sostanzialmente è quasi interamente debitrice all'idea e alla capacità di Mario di organizzare un percorso così impegnativo, e naturalmente mi associo ai ringraziamenti alla Casa della Cultura per aver ospitato questa iniziativa, e naturalmente poi il ringraziamento anche a chi è venuto, cioè, mostrando che effettivamente era un'idea che aveva una sua ragion d'essere. Naturalmente, quando abbiamo introdotto questo tema, che è un tema così rilevante, così importante, eravamo anche ben consapevoli dei limiti, nel senso che poi nello spazio di una breve conversazione, di due brevi conversazioni, è impossibile esaurire tutti i temi che questi grandi miti fondatori introducono. Anche soltanto trovare dei punti di continuità tra l'antichità e la modernità, ma d'altronde non penso che fosse questo il nostro interesse. Il nostro obiettivo era cercare di mostrare come ancora una volta, proprio nell'epoca tumultuosa in cui ci troviamo a vivere, forse un ripensamento di questi miti fondatori, ritornare a riflettere su questi episodi, queste vicende così lontane, possa in realtà costituire uno strumento particolarmente utile per cercare di fare ordine nel nostro tumultuoso presente. Questa è una, come dire, la solita excusatio non petita per dire che appunto non ho nessuna speranza di esaurire il tema di Edipo, però vorrei cercare di introdurre alcuni aspetti della vicenda antica di Edipo che ancora oggi potrebbero aiutarci a, come dire, che ancora oggi potrebbero risultare di interesse appunto rilevanti. Naturalmente poi c'è un problema più specifico che riguarda il mito in quanto tale. Voi sapete che i miti greci, penso non ci sia quasi bisogno di ricordarlo, sono, come dire, non esistono delle versioni ufficiali del mito, dei vari miti, sono delle variazioni infinite sui teri temi, quindi poi bisogna anche decidere quale mito uno, cioè quale versione, quale variazione sul mito uno voglia scegliere. Perché ad esempio il racconto delle vicende di Edipo, sì, sostanzialmente c'è un canovaccio, una trama che è quella che tutti conoscono, ma poi viene usato in modi differenti. Se noi prendiamo le prime apparizioni del mito, ad esempio nei poemi omerici, l'Iliade e l'Odissea, Edipo sì, ha fatto tutto quello che ha fatto, però non si è ucciso, ha continuato a regnare, magari, come dire, amareggiato per quello che aveva combinato, ma senza troppi patemi d'animo, riconosciuto nella sua sovranità dal popolo di Tebe e addirittura sepolto con tutti gli onori nel momento in cui muore. Chi si suicida, travolta da quello che ha fatto, cioè il tabù dell'incesto, è la moglie Giocasta, in Odissea chiamata Epicasta, appunto perché lì, travolta da questi demoni che in qualche modo vengono a reclamare il prezzo della follia, come dire, a farla impazzire per quello che ha combinato. Questo per far vedere appunto come poi
i miti possono avere delle variazioni differenti. Come diceva prima Mario, quello che invece secondo me è interessante oggi per la sua posterità, per il lungo cammino, è naturalmente una versione particolare di questo mito, che è quella che in qualche modo tutti conoscano, anche a prescindere dal grado di conoscenze che hanno della letteratura antica. Cioè, per noi il mito di Edipo è il mito di Edipo così come viene raccontato nella tragedia di Sofocle, l'Edipo Re. Ed è quello il testo fondamentale su cui noi dobbiamo lavorare, su cui conviene sempre tornare per la profondità di spunti, di intuizioni, di idee che ci trasmettono. Quindi è quello, diciamo, che, come penso poi appunto verrà ripreso anche da Silvia nella seconda conversazione. Quindi su questo testo, su questa versione del mito, così come viene raccontata in questa tragedia, che io voglio sviluppare la conversazione di questa sera. La trama è quella che conoscete tutti, cioè è la storia di Edipo, appunto, che è stato abbandonato dai suoi genitori. Racconto velocemente la trama, anche se immagino non ci sia bisogno di approfondire troppo il discorso. È stato abbandonato dai suoi genitori perché era stato profetizzato al padre Laio, sovrano di Tebe, che se avesse partorito un figlio, se avesse fatto un figlio, è difficile che lo partorisca, poi introduciamo i temi che affronterà lei dopo, problemi della paternità. Se avesse generato un figlio, questo figlio l'avrebbe ucciso, quindi dopo non avere in qualche modo rispettato il gentile suggerimento della divinità, Laio decide di abbandonare questo figlio, che finisce in un'altra città, che ha una sua esistenza apparentemente serena, fino a che qualcuno non gli semina il dubbio che lui non sia veramente il figlio delle persone, quelli che noi chiameremmo i suoi genitori in qualche modo adottivi. E a questo punto e scopre questo oracolo che in qualche modo dice che lui avrebbe ucciso i suoi genitori. Per evitare questo, per capire chi è, scappa dalla città in cui si trova, e mentre scappa incontra il padre, il famoso Crocicchio, il famoso Trivio, ha uno scontro con lui, lo uccide, arriva a Tebe, dove a questo punto si è aperta la cattedra, per così dire, perché non c'è più il re, che è stato ucciso in circostanze misteriose mentre in questa strada della Grecia, diventa re, sposa quindi sua madre, e a questo punto si innesca il meccanismo. Questo è l'antefatto, perché la tragedia racconta cosa succede dopo. Cosa succede in un certo momento in cui in qualche modo il dio viene, Apollo viene a reclamare, come dire, i suoi diritti, perché è scoppiata una pestilenza nella città perché i cittadini di Tebe non stanno come dire, ricercando con la solerzia con cui dovrebbero farlo l'assassino del loro vecchio sovrano, e quindi il dio li sta punendo. A questo punto Edipo decide che si prenderà carico lui di questa cosa che non lo riguarda, per quanto ne sa lui. È qualcosa che è successo prima che lui arrivasse a Tebe, e inizia questa indagine, questa ricerca, ed è, come dire, una ricerca che condurrà a un esito inaspettato, perché lui scoprirà da indagatore, da investigatore, perché si innesca proprio un meccanismo di investigazione. Edipo diventa una specie di detective che cerca di scoprire, di risalire al colpevole, ragionando, indagando, cercando prove, fino a che scoprirà, appunto, come in una specie di versione perfetta del romanzo giallo, che il colpevole era lui. E a questo punto, come dire, si toglierà la vista, mentre la moglie giocasta, la moglie madre, si impiccherà. Quindi, diciamo, questa è la storia. È una storia, da un certo punto di vista, inverosimile, che invece nasconde una serie di elementi estremamente realistici, estremamente importanti per comprendere una serie di questioni fondamentali. La cosa interessante è che i greci, ancora più di noi, sapevano già come sarebbe andata a finire la storia. E se ci fosse stato anche soltanto un greco che non lo sapeva, Sofocle nelle prime battute glielo dice che le cose sarebbero finite così. Quindi è un giallo stranissimo, un giallo avvincente. Per Aristotele questa era la tragedia perfetta, ed è difficile dargli torto. È una specie di romanzo giallo perfetto che ti tiene veramente inchiodato sulla sedia mentre lo leggi, o in teatro mentre assisti, ma paradossalmente è un giallo in cui si sa dalla prima pagina chi è l'assassino, e questo è interessante. E allora come fa a essere così avvincente, no? Il problema del giallo è di far arrivare all'ultima pagina senza sapere chi è il colpevole. Qui lo dicono tutti all'inizio, lo sapevamo già, e per chi non lo sapesse viene detto all'inizio. Eppure è così avvincente. Perché?
perché c'è qualche cosa che tipo sta cercando, e questo qualche cosa è qualche cosa che forse non è così chiaro all'inizio. Cioè, come dire, ci sono vari tipi di ricerche che Edipo sta conducendo, e alcune di queste ricerche sono quelle che più ci interessano. Allora, e questo è il punto che vorrei sviluppare oggi, senza esagerare, senza abusare troppo del tempo a disposizione. Da un certo punto di vista, quindi, Edipo è una figura interessante, perché è una specie di eroe della conoscenza, è uno dei grandi, come dire, modelli dell'importanza della conoscenza. Il problema è di comprendere in che senso, nel senso che, come dicevo prima, un tratto caratterizzante della figura di Edipo è quella proprio di essere una persona che sta cercando, che indaga, che usa tutti i mezzi di cui dispone per cercare di arrivare a una soluzione, è proprio un investigatore, un indagatore. Il problema è, quindi la conoscenza occupa un ruolo rilevante in questa figura, in questo testo, in questo mito. Il problema è di capire bene il senso di questa affermazione, cosa vuol dire che sta cercando. Perché appunto mi veniva in mente adesso, proprio mentre Mario presentava questo ciclo di incontri, perché il parallelo con Ulisse, con Odisseo, perché effettivamente nel nostro immaginario è Odisseo l'eroe della conoscenza. In realtà sarebbe interessante osservare, penso che questo verrà fatto più avanti, come diceva già giustamente lui, che non è Odisseo l'Odisseo greco l'eroe della conoscenza, il vero eroe della conoscenza è l'Ulisse dantesco, perché se uno legge l'Odissea, Odisseo vuole solo tornare a casa, diciamo più o meno velocemente, perché poi ci sono dei momenti che, come dire, non gli dispiace stare dove sta, e delle volte invece che vorrebbe solo tornare, e, insomma, però comunque prendiamo per buono, in realtà la storia è più complicata, perché già questa idea di Ulisse come eroe della conoscenza nasce nel mondo greco, ma anche se non nei poemi omerici. Comunque effettivamente, anche prendendolo per buono, anche prendendo l'Ulisse dantesco, Ulisse è l'eroe della conoscenza perché mostra il desiderio della conoscenza, cioè, no, uno che rinuncia a tutto pur di conoscere come stanno le cose, che cos'è il mondo, no, l'orazione picciola che viene detta per convincere i compagni a lanciarsi nel folle volo. È uno che vuole conoscere, uno scienziato, un filosofo, l'Ulisse dantesco. Edipo non è un eroe della conoscenza in questo senso, cioè non è uno che è mosso da questa passione travolgente per la conoscenza. Non è questo il senso del suo desiderio. Quando uno afferma che Edipo è un eroe della conoscenza, lo intende in un senso diverso, cioè Edipo è l'eroe dell'intelligenza umana, è l'eroe che in qualche modo mostra di cosa è capace l'uomo con la sua intelligenza. E questo è il senso importante, cioè Edipo è una figura che in qualche modo mostra le potenzialità, le possibilità dell'essere umano, che sa affrontare i problemi, che sa risolvere i problemi e sa fare queste cose grazie alla sua intelligenza, grazie al suo desiderio di conoscere, grazie al suo desiderio di affrontare i problemi e di mettere in ordine nel disordine della realtà. In questo senso, l'eroe dell'intelligenza, appunto, non perché è contento di conoscere, ma perché appunto mostra che noi, con la nostra intelligenza, siamo in grado di mettere ordine nel disordine del caos della realtà che ci circonda. E questo è il punto fondamentale, no? E qui riprendo in realtà poi degli spunti che risalgono a un articolo di tanto tempo fa di Mario Vegetti, bellissimo, su questo problema profondo che innerva la tragedia di Sofocle, in cui si confrontano tanti diversi modi, tanti stili di razionalità, diceva lui, tanti diversi modi di conoscere, il conoscere del Dio, il conoscere del sacerdote, dell'indovino, e poi il conoscere umano di Edipo, no? Di uno che mette lì, raccoglie le prove, indaga, ascolta le persone, cerca di arrivare alle conclusioni, proprio come dicevo prima, come un indagatore, ma è qualcosa di molto profondo, no? E quindi questo è il punto importante, la prima cosa importante che secondo me va ricordata della figura, va sottolineata della figura di Edipo. Lo vedete ad esempio in quello che è alle origini del problema, cioè che sta alle origini dell'ascesa sociale, della presa del potere da parte di Edipo nella città di Tebe, cioè il fatto di aver sconfitto la Sfinge. La Sfinge rappresenta l'ambiguità, l'opacità della realtà. Edipo invece è colui che è stato capace di risolvere l'enigma, di fare chiarezza, di portare la luce, e lo ha fatto con la sua intelligenza, non con altro. Quindi vedete, questo è il punto. Questa idea non è un'idea che viene fuori per caso dalla tragedia o dal mito, è esattamente quello che Sofocle vuole fare. Perché chiaramente, come dire, qui riprendo ancora una volta uno spunto dell'articolo che poi ho sviluppato a mia volta,
perché chiaramente qui, come dire, il contesto della tragedia, il contesto in cui come dire, i miti sono sempre delle riprese, delle riattualizzazioni, delle trasformazioni che devono rispondere ai problemi di quel momento. Allora, l'Edipo Re viene fatto quando? Nel V secolo, nel pieno del trionfo, del miracolo ateniese, per così dire, no? Per citare una famosa frase di un filosofo, di un pensatore francese. Cioè, dietro Edipo, dietro questo eroe della conoscenza che con la sua intelligenza vuole affrontare il disordine, è convinto di poter mettere ordine nell'opacità della realtà che ci circonda. Questa figura qua non è una figura che salta fuori dal nulla, rappresenta in modo appunto esemplare, grazie alla potenza del mito, esattamente le convinzioni più diffuse dell'illuminismo ateniese del V secolo, cioè la storiografia, la filosofia, il teatro, la medicina, lo sviluppo delle scienze. Cioè, dietro Edipo c'è questo, c'è quello che noi potremmo chiamare in un modo un po' sommario, ma non penso sbagliato, l'illuminismo ateniese. Edipo rappresenta questo. Edipo, se volete, come un frammento, una frase che secondo me rappresenta benissimo, come dire, permette perfettamente di cogliere il senso di Edipo, è l'uomo in misura di tutte le cose, no? Il famoso frammento di Protagora. Dietro Edipo c'è questo, c'è questo umanesimo radicale, questa convinzione così diffusa nel mondo di Atene, nel V secolo di Atene, che l'uomo sia veramente, come dire, ormai maturo, che sia pronto per affrontare la realtà e che lo possa fare grazie alla sua intelligenza, grazie a questa intelligenza che gli ha permesso di, come dire, di risolvere i problemi e di progredire sempre di più verso un mondo sempre più umano. Sarebbe bello qui, come dire, leggere anche l'Antigone, l'altra grande tragedia, la celebrazione, no, dell'uomo che mette ordine nella natura, che costruisce la città. È sempre questo stesso modello. Allora, questo è, diciamo, la sfida di Edipo, ed è una sfida molto attuale, perché è la sfida che in qualche modo noi ci troviamo a fronteggiare oggi. Cioè quest'idea che noi, con la nostra intelligenza, con la nostra ragione, con la razionalità, possiamo, come dire, affrontare la realtà e possiamo risolverla, possiamo, come dire, prevalere, esattamente come Edipo è riuscito a prevalere quando ha dovuto combattere contro la Sfinge, è riuscito a mettere in ordine, è riuscito a risolvere l'enigma. Questo è il primo punto importante. Quello che rende il mito interessante, quello che rende la storia interessante, è la sfida che c'è dietro. A questo punto vedete perché la storia diventa così interessante, perché il mito, perché la tragedia diventa così appassionante, perché quello che stiamo cercando noi non è se lui troverà il colpevole, perché lo sappiamo già che lo troverà e che il colpevole è lui. Quello che stiamo cercando è se lui riuscirà a trovare questa cosa. Che cosa? La libertà dell'uomo, la libertà dell'uomo che è capace di costruire il suo destino, di essere, come dire, fabbro del suo destino. Perché è questo che sta facendo, è questo che vuole dimostrare Edipo. Spero di essere chiaro, no? Cioè, il problema non è tanto se troverà il colpevole, il problema è se veramente noi siamo, come ci dipinge Edipo, no? Capaci di costruire qualche cosa con la nostra intelligenza. Infatti, parafrasando un altro lavoro di Mario, mi veniva da dire che se l'Antigone era il rischio della secolarizzazione, questo è il rischio del razionalismo. Cioè la tragedia dell'Edipo, il mito di Edipo, questa vicenda, così come la sto raccontando io a partire da Sofocle, è: ma poi veramente siamo in grado di mettere in ordine la realtà? Veramente siamo, come dire, arbitri del nostro destino? Veramente con la nostra intelligenza, con la nostra razionalità, siamo in grado di affrontare con successo le sfide che ci attendono? Perché appunto a questo punto la tragedia diventa un po' inquietante. Perché da un certo punto di vista Edipo vince la prova, perché Edipo vince, perché lo trova il colpevole, con la sua intelligenza ha trovato il colpevole, che sarebbe lui, va bene, però ha vinto, cioè è riuscito, come dire, è riuscito contro tutti, perché da un certo momento in poi tutti cercheranno di ostacolare questa ricerca. Edipo contro tutti riuscirà a mettere insieme i dettagli, le testimonianze, le evidenze, e riuscirà ad arrivare alla conclusione, a dimostrare ancora una volta che con l'intelligenza gli uomini riescono ad arrivare lontano. Il problema è che mentre scopre chi è il colpevole, quindi risolve la nuova prova, diciamo la nuova sfida a cui era stato sottoposto, scopre anche, come dire, qualche cosa di più inquietante, scopre, come dire, che quella libertà, quella grandezza che lui pensava di incarnare è un'illusione,
che niente era come lui pensava, che era tutto diverso da quello che lui credeva, che non c'era, come dire, questo uomo misura di tutte le cose era forse un'illusione. Questa, come dire, non so se questo era il punto che volevo spiegare, no? Come dire, che nel momento in cui scopri una cosa, pensi di aver dimostrato ancora una volta la grandezza della tua intelligenza, e allo stesso momento ecco che si svela invece la vanità del tutto, la tua completa nullità. Edipo, che credeva di essere, come dire, il padrone del suo destino, si scopre invece un burattino nelle mani di Dio. Infatti c'è questa cosa bellissima che lui maledice Apollo. Dice: ma perché maledice Apollo? Perché alla fine in quel momento si rende conto di fare parte di un meccanismo che funzionava inesorabilmente, che lui pensava di guidare, da cui invece era guidato. E questo è il secondo tema, il secondo grande tema che rende questa tragedia così attuale, cioè il problema appunto della libertà dell'uomo, della libertà umana contrapposta al destino. C'è un momento bellissimo nella tragedia, non so se ho parlato già troppo, c'è un momento bellissimo nella tragedia in cui questo viene perfettamente alla luce, che permette appunto di passare da un piano all'altro, quando ormai tutti nella tragedia hanno compreso cosa sta succedendo. Quando Giocasta ha capito, perché sono una serie di episodi che hanno fatto sì che piano piano, come dire, diventi chiara la situazione, ma siccome Edipo è quello che ha meno informazioni di tutti, è quello che ci metterà più tempo a mettere insieme i dettagli, perché da un certo momento in poi nella tragedia la gente non gli dice più le cose, perché appunto vogliono fermare questo meccanismo. E allora c'è questa scena bellissima in cui finalmente è arrivato il pastore, che aveva portato il piccolo Edipo sulla montagna, e finalmente lui lo interroga, e Giocasta capisce, finalmente capisce tutto, e dice, prega Edipo di fermarsi, basta, non devi andare avanti a cercare, fermati qui, non puoi cercare, come dire, la conoscenza è qualcosa di pericoloso, devi capire che è il momento di fermarti. Ed Edipo dice una frase bellissima, perché Edipo si arrabbia, e non è un tema che possiamo affrontare qui, ma Edipo ha un carattere molto passionale, pure il fatto che quando incontra il padre per strada lo ammazzi non è proprio, come dire, un automobilista, no? Di quelli che spaccano gli specchietti retrovisori, insomma, si sono incontrati, non si sono fatti strada, e Edipo l'ha ucciso. Comunque, a parte questa battuta, Edipo si ferma, si arrabbia tantissimo con la moglie, che non ha ancora capito essere sua madre. Perché? Perché pensa che la moglie voglia interromperlo, perché la moglie ha capito che Edipo è figlio di un pastore. E quindi pensa che la moglie si vergogni, la regina, si vergogni di fronte alla scoperta che Edipo è una persona di umili natali. E allora ha questo momento d'orgoglio in cui dice, io non è importante chi mi ha generato. E uno dice, invece sarebbe molto importante, caro Edipo, peccato che non l'hai ancora capito. Non è importante chi mi ha generato, perché io sono, dice, il figlio della Tyche, il figlio del destino. Cioè io sono uno che si è fatto da solo, che ha dimostrato il suo valore con la sua intelligenza, con la sua intraprendenza, col suo coraggio. È questo che sono figlio, di questo sono orgoglioso, non mi importa se sono nato da un pastore, da un re. Io sono figlio del destino, il destino mi ha fatto piccolo, il destino mi ha fatto grande. La battuta dopo, il pastore gli dice, guarda che il problema non era quello però. Il problema era appunto che eri sposato con tua madre, tutte le cose. Quello è il momento dell'ironia più tragica, perché appunto nel momento in cui Edipo finalmente con più determinazione rivendica l'importanza di quello che sta facendo, è proprio il momento in cui ironicamente tutti vedono la nullità di quello che è Edipo. E questo è appunto il tema del destino, cioè il tema della libertà umana. Il fatto che appunto Edipo sembra essere il protagonista, no? La misura, il fabbro del suo destino, l'artefice della sua storia, quindi un modello che noi tutti possiamo seguire, che noi tutti in qualche modo pensiamo di seguire o che siamo invitati a seguire, no? Ognuno deve cercare di costruire la propria storia, la propria vita, perché dipende da noi, dalla nostra intelligenza, dall'intelligenza e il coraggio con cui affronteremo la realtà. E invece improvvisamente si rende conto che non esiste nessuna libertà, che tutto era quasi in qualche modo già determinato, che c'era un meccanismo che non dipendeva da noi, che non dipendeva da lui, che inesorabilmente andava verso la conclusione, e Edipo non ha fatto che accelerare questa conclusione. Se tuo padre, se Laio avesse generato dei figli, questi figli lo avrebbero ucciso. Laio ha generato dei figli e questo figlio l'ha ucciso, non c'è nient'altro da dire, nient'altro da fare. Era un meccanismo che Edipo non poteva assolutamente contrastare. E questo è il tema interessante, appunto, vedete il contrasto tra il problema, quando intendevo prima il rischio del razionalismo, il problema del razionalismo, cioè questa illusione
È un'illusione quella che noi, con la nostra intelligenza, con la nostra ragione, possiamo veramente costruire qualcosa di nostro? Quanto invece i condizionamenti, quello che nel mito è il fato, il destino, questa macchina inesorabile da cui non si può scappare, ma in termini più concreti, quanto diciamo dei caratteri ereditari della nostra persona, dei condizionamenti sociali, delle predisposizioni genetiche, determina quello che siamo? Quanto siamo liberi e quanto no? Noi pensiamo di essere liberi, ma lo siamo veramente? Questo qua è il problema della tragedia, no? Ed è il problema di tutte le tragedie greche, sostanzialmente. È un problema che appunto ancora oggi diventa, è il grande problema di oggi, cioè, no? Perché in un contesto completamente differente, quale quello delle neuroscienze, delle scienze della mente, tanto più le indagini, ma che è il problema che aveva già scoperto Freud in un altro contesto, di cui penso parleremo dopo, tanto più, come dire, ci conosciamo, tanto più conosciamo come funziona la mente umana, tanto più ci rendiamo conto che in realtà, come dire, lo spazio della libertà e dell'autonomia si riduce, ci rendiamo conto che si riduce sempre di più, che tutto quello che facciamo dipende da altro, è condizionato da qualcos'altro, e quindi in qualche modo l'illusione della razionalità, l'illusione della coscienza, questo è il problema, no? In fondo è un problema che spero di non essere troppo confuso, ma penso che si capisca, cioè è il problema, questo problema della libertà o del destino. Poi è un problema, è grande problema della filosofia contemporanea, anche se voi ci pensate, perché nel momento in cui a partire dalla rivoluzione moderna si è preso atto del fatto che tutto l'universo segue delle leggi determinate di causa ed effetto, per cui non ha senso porsi il problema della libertà, come diceva Spinoza, no? Cioè la libertà è come, cioè non ha senso porsi il problema della libertà, perché in un sistema in cui tutto è determinato da leggi di causa ed effetto non c'è più nessuna libertà. Allora il problema è, ma perché l'uomo dovrebbe essere qualche cosa che non segue, l'unico in tutto questo infinito universo, in questo eterno universo, noi non seguiamo le leggi di causa ed effetto? Perché? Come sostenere una tesi così assurda? No? Questo è il problema, è lo stesso problema che uno trovava in Edipo, nel problema del destino, è una versione diciamo diversa dello stesso problema. La risposta di Sofocle è: ma infatti tu credi di essere libero? Allora, prima volevo citare Spinoza, appunto, la libertà dell'uomo è come la libertà del sasso che crede mentre sta cadendo che è lui che vuole cadere. È esattamente quella la storia, se ci pensate quel sasso è Edipo, e questo appunto è, diciamo, sono, diciamo, è quello, sono ancora una volta un po' nello spirito degli incontri che vogliamo organizzare, è usare queste figure antiche, arcaiche, apparentemente superate, per mostrare invece, per aiutare, come dire, a pensare ai problemi con cui noi dobbiamo confrontarci, perché sono esattamente gli stessi problemi, cioè questa relazione tra la nostra intelligenza e la nostra libertà, e quanto questa cosa sia vera e quanto invece sia un'illusione. Il percorso di Sofocle è un percorso che conduce verso un esito pessimistico: non esiste libertà, non esiste autonomia, la conoscenza è un'illusione. Quello che possiamo dire noi in fondo è che proprio nella misura in cui realizziamo questa miseria che noi siamo, noi che ci credevamo così grandi, no? Questa figura così orgogliosa di Edipo che si pensava veramente la misura di tutte le cose, e che proprio perché si sente la misura di tutte le cose crollerà in questo modo così catastrofico, viene risucchiato dalla verità come in un baratro, è stato scritto, un'immagine bellissima, questa che cerca di andare avanti e invece sta andando sempre più indietro in questo baratro da cui poi non uscirà più. Ma proprio in questo momento, proprio nel momento in cui scopriamo che non siamo grandi, ma che siamo piccoli, che siamo fragili, che siamo miseri, e ci rendiamo conto dei problemi, paradossalmente proprio in quel momento emerge di nuovo una nuova grandezza, che non è la grandezza delle certezze, che è la grandezza delle domande, dei problemi che ci sappiamo porre. Perché saremo come la pietra che cade, saremo parte di un meccanismo che crediamo di controllare e da cui invece siamo controllati, però almeno le domande queste ce le facciamo solo noi. Ed è qualche cosa che paradossalmente, mentre rivela, inverte il meccanismo tragico, mentre rivela la nostra miseria, facciamo domande e non sappiamo le risposte, rivela anche la nostra grandezza. E penso che anche questo sia parte dell'eredità di Edipo, di cui, come dire, sia bello non dimenticarsene. Grazie per l'attenzione.
approfitto della temporanea assenza della seconda relatrice per dire una battuta che magari avrei detto nella discussione. Secondo gli stoici, Edipo, tutto al contrario, non è affatto l'emblema della persona intelligente, ma dello stolto. Perché Edipo ha avuto in dono un oracolo che gli rivela qual è il suo destino. Ora, anziché fare comportarsi come i saggi, che accettano di buon grado il loro destino e non fanno nulla per opporsi, Edipo continua a fuggire dal proprio destino, ma fuggendo dal proprio destino non fa altro che affrettarne il compimento. Quindi Edipo è l'esatto contrario del saggio stoico, è veramente lo stolto stoico. E c'è qualcuno non più giovanissimo che forse a questo proposito ricorderà la canzone Samarcanda, che raccontava una storia simile. Corri cavallo, corri. Bene, adesso non ho più niente da dire perché è arrivata la relatrice ufficiale. Buonasera a tutti e grazie all'oratore che mi ha preceduto per aver compiuto gran parte del cammino di Edipo. Ha chiamato Sofocle e di conseguenza Edipo un maestro di verità. Un altro maestro di verità legge la tragedia di Sofocle e sarà Sigmund Freud, che noi seguiremo qui questa sera, seguendo un cammino che già molti di voi conosceranno. Innanzitutto credo che nessuna narrazione meriti il titolo di mito di fondazione, è già stato detto peraltro, quanto la storia di Edipo raccontata da Sofocle. Freud la pone al centro della dimensione dell'area di nuovo sapere che è la psicanalisi, no? Pensate che Edipo, la storia di Edipo, è il centro da cui si irradiano poi le derivazioni della psicanalisi. Come è stato più volte osservato, la psicanalisi è stata costruita almeno inizialmente come una scienza ebraica. Ebrei erano i primi allievi di Freud, ebrei erano i suoi primi pazienti. Gli è stato rimproverato molte volte di non aver utilizzato una storia ebraica. Ce ne sono di analoghe, avrebbe potuto utilizzare quello che era nella sua tradizione culturale, ma Freud non lo fa. Non lo fa perché riconosce al mito di Edipo una forza paradigmatica unica, incomparabile. Una forza confermata dalla straordinaria reazione emotiva degli spettatori alla messa in scena della tragedia di Sofocle. La prova della centralità dell'Edipo nella nostra cultura è data per Freud dalla reazione degli spettatori. Scrive nell'interpretazione dei sogni. Se il re Edipo riesce a scuotere l'uomo moderno, non meno dei greci suoi contemporanei, la spiegazione va ricercata nel fatto che deve esistere nel nostro intimo una voce pronta a riconoscere la forza coattiva del destino d'Edipo. Questa è una tragedia del destino, come avete sentito. Il suo destino ci commuove perché sarebbe potuto diventare anche il nostro, perché prima della nostra nascita l'oracolo ha decretato la medesima maledizione per noi e per lui. Ecco, il destino d'Edipo è il nostro destino. Qual è la formula con cui Freud traduce la tragedia di Sofocle? La forma è il complesso di Edipo. Certo di aver scoperto nel complesso di Edipo la struttura inconscia che organizza la personalità e orienta il desiderio umano, Freud procede estrapolando la trama del complesso di Edipo, la estrapola dal copione della tragedia e con pochi fili tesse lo schema teorico e il referente terapeutico della nuova disciplina. Quindi non usa tutto il racconto sofocleo, quanto ne estrae l'essenziale. La formula è costituita dai sentimenti amorevoli e ostili che il bambino prova nel confronto di entrambi i genitori. Cioè nella famiglia circolano per tutti i componenti sentimenti amorevoli e ostili. I nostri sentimenti sono sempre ambivalenti. Nella forma più intensa, amore per il genitore di sesso opposto
e rivalità nei confronti del genitore dello stesso sesso. Per lui, cioè per il maschio, amore per la madre e rivalità nei confronti del padre. La madre costituisce quindi la posta in palio di un conflitto che Freud, erede della cultura classica, esemplifica sull'identità maschile, cioè tutta la filosofia e la letteratura antica è raccontata e narrata dando come scontato che il soggetto sia un soggetto maschile. Solo in un secondo tempo, in un altro modo, Freud ricostruirà l'identità femminile. Nella geometria della famiglia, dovete pensare in modo geometrico, in modo di posizioni, no? Nella geometria della famiglia e nella geometria della psiche, che sono le medesime, tutte forgiate dal complesso di Edipo, sia la famiglia sia la mente, lo schema edipico va inteso come un campo di tensioni, abbiamo detto amore e odio, che mette in relazione dai vertici di un triangolo, pensate a un triangolo, le figure del padre, della madre e del figlio. Sono figure già determinate, padre, madre, figlio, posti sui vertici di un triangolo. Le energie che lo innervano, composte di amore e di odio, permettono amalgamandosi, perché noi dobbiamo sempre compiere un'amalgama di amore e di odio, di mantenere la giusta distanza tra i familiari, sempre oscillante tra un troppo vicino e un troppo lontano. Le distanze nella famiglia vanno continuamente rimisurate, ricontattate. Il complesso di Edipo si instaura nell'immaginario infantile dai 3 ai 5 anni, un'età molto precoce, ricordate l'immaginario, la fantasia, un'età in cui il corpo, il bambino non è tutt'altro che pronto a compiere veramente relazioni di amore e di odio come quelle edipiche. Ma in realtà c'è questo primo tempo rispetto alla maturità sessuale. La funzione di questo primo tempo, che è soltanto umano, nessun animale ha un primo tempo immaginario, ripeto, immaginario inconscio, ma comunque ha degli effetti ed viene agito veramente. Chi conosce i bambini sa benissimo che dicono: mamma, stanotte non c'è il papà, io vengo a dormire con te. Mamma, andiamo via io e te, per esempio. No, uffa, adesso arriva papà. Esiste, basta saperli osservare che queste relazioni si colgono. Dicevo, una duplice funzione. Innanzitutto quella di introdurre un limite all'onnipotenza infantile. I bambini piccoli pensano secondo il principio di piacere: voglio tutto subito. E questo va superato, non si può volere tutto, perché l'onnipotenza viene a coincidere con l'impotenza. Volere tutto e non volere niente alla fine sono la stessa cosa. In questo senso, porre dei limiti è più liberatorio che costrittivo. I limiti costituiscono una possibilità di libertà. L'altra funzione è di indirizzare precocemente i desideri erotici infantili, che sono confusi, contraddittori, verso oggetti d'amore eterosessuali, proprio quelli che dovrà incontrare al momento della maturità. Ma deve prendere questa direzione ben prima che i desideri erotici divengano realizzabili. Quindi vi è un'impostazione immaginaria fin dalla prima infanzia. È interessante osservare che il complesso di Edipo viene presentato per la prima volta da Freud nell'interpretazione dei sogni, nel capitolo I sogni della morte di persone care, in quanto il desiderio di morte tra padre e figlio costituisce, come vedremo, la dinamica preponderante, no? È già stato detto che il padre è il tema fondamentale dell'Edipo, e vediamo come lo legge Freud e come evolve lo schema edipico. Quindi lo schema edipico è uno schema di posizioni, è una topologia. Vediamo però come viene a muoversi, come le posizioni vengono a cambiare all'interno di uno sviluppo. Durante i primi 2 anni di vita del bambino, nella fase detta preedipica, l'amore per la madre domina incontrastato. Spetterà poi al padre, in quanto rappresentante della legge, la legge con la L maiuscola è il divieto dell'incesto, che proibisce l'incesto, cioè la cosa più impossibile è appunto il rapporto sessuale con la madre. In tutte le civiltà lo troviamo, in tutte le società, in tutte le culture.
interporsi come terzo nella diade originaria, di per sé stessa statica e speculare, mette così in moto il processo che conduce un cucciolo della razza umana a diventare un adulto, pronto a ereditare nel transito delle generazioni la funzione paterna. Cioè la funzione fondamentale del processo psicanalitico è quella di umanizzare un cucciolo della razza umana. Dal punto di vista del bambino, il fatto di non amare la madre è un'interdizione paradossale. Ma come non amare la persona che più di ogni altra gli è stata vicino, che più di ogni altra lo ha accudito, lo ha accarezzato? Come stabilire il massimo di lontananza da dove regna il massimo di vicinanza? No, come tutto questo può sembrare paradossale. Perché possiamo sposare tutti, salvo i nostri genitori, i nostri fratelli, i congiunti più vicini, che sono proprio quelli che noi abbiamo fin dall'infanzia? Dal punto di vista del bambino si tratta di un'interdizione paradossale, ripeto. A un certo punto però questa deve essere imposta, deve essere interiorizzata, perché la famiglia possa distinguersi appunto dalla promiscuità animale. Verso i 6 anni la parabola del conflitto edipico si conclude e sopraggiunge il tramonto di questo complesso. Una scadenza, dice Freud, programmata, è già prevista. Dice, è qualcosa di biologico, come la caduta dei denti di latte. A un certo punto il conflitto edipico non funziona più e il bambino sente di non poter più vivere entro questa logica. Quindi decide di abbandonare il complesso edipico, e sarà una decisione molto difficile e foriera di conseguenze gravide. A quel punto il bambino, contrariamente a quanto desiderava, a quanto voleva realizzare nella primissima infanzia, ormai a 6 anni, ripeto, guardate che non è un caso che cominci in quasi tutte le culture la scuola, cominci l'educazione vera e propria a 6-7 anni, perché è finita questo immaginario passionale, è finito il complesso di Edipo, no? E quindi a un certo punto rinuncia alla contesa col padre, esce dalla contesa, rinuncia, getta la spugna, diremmo, no? A quel punto il complesso di Edipo è tramontato e il bambino riconosce che di fronte a un rivale preponderante come il padre non c'è partita, non ce la può fare, no? E perché, ed è questo il movente decisivo, però teme che il padre, per punirlo delle sue fantasie incestuose, lo castri. La paura di castrazione, l'angoscia di castrazione che accompagna, che tutti gli uomini provano, dipende da una minaccia paterna, no? Lo colpisce dove lo minaccia, perlomeno, di privarlo del fallo, che è il rappresentante simbolico dell'identità maschile, del narcisismo maschile. Che cosa si trova di fronte il bambino? Una scelta molto difficile. Da una parte l'odio per il padre, il desiderio di uccidere il padre, dall'altra la voglia di preservare la sua identità, la sua incolumità. Che cosa fa allora? Decide per l'incolumità, abbandona la contesa, decide che preferisce rimanere integro piuttosto che sfidare il padre. Ma questo non lo esime dalla colpa. Siamo tutti colpevoli per il solo fatto di aver desiderato la morte del padre. Una colpa connessa alla pena, in conformità a una sentenza che non conosce. Il bambino non lo sa di provare un senso di colpa, perché non sa di aver mancato. Come accade nella Cornoglia penale di Kafka, questo ce lo spiega molto bene Kafka, ogni uomo in quanto colpevole di desideri inconsci, perché anche l'inconscio si può sentirsi colpevole, benché non abbiamo nessuna colpa in realtà. In fondo anche Edipo non aveva avuto nessuna colpa di aver ucciso il padre, secondo Sofocle, eppure si acceca. Quindi tutti noi abbiamo avuto dei desideri inconsci di amore e di morte nei confronti dei nostri genitori, e di questo siamo colpevoli. Dice Kafka, ci troviamo come prigioniero della colonia penale che trova scritta la sentenza e la pena sulla schiena, non le può leggere, non le può conoscere, ma le può soltanto eseguire. Quindi scava la fossa e viene ucciso, in quanto possiamo solo eseguire e subire. Qui, lo stesso che fa Edipo, esegue il suo destino e subisce la sua pena. Vediamo qual è l'esito di questo abbandono
del conflitto edipico, come si esce da questo scenario immaginario. Alla fine, abbandonando il conflitto che l'ha opposto al padre, il bambino si identifica con lui. C'è un meccanismo psichico che ci porta a identificarci con l'aggressore quando l'aggressore è prevaricante. Pensate alla sindrome di Stoccolma, quante volte i sequestrati si identificano con il loro sequestratore. Quando la nostra situazione è insuperabile, abbiamo un'inferiorità, proviamo un'inferiorità, una passività che non può essere superata, ci identifichiamo con il nostro aggressore. Il bambino introietta il padre, lo metabolizza, si identifica con lui sino a trasformarlo in un'istanza psichica, il superio. La sedimentazione del padre è questa istanza che Freud ha chiamato superio, una voce interiore che minaccia, giudica, punisce, ma anche conferma e promuove il cammino del figlio verso l'età adulta, invitandolo ad assumere gli obblighi che ne conseguono. Quindi il padre porta il figlio verso l'età adulta, porta il figlio dalla intimità della famiglia alla società, lo inserisce nella società. A quel punto ogni piccolo Edipo sottratto all'onnipotenza dell'inconscio, abbiamo detto che prima voleva tutto, e anche alla coazione a ripetere, perché volere tutto comporta una coazione a ripetere, è pronto per essere inserito nella società e divenirne l'erede. Cioè ognuno, finito questo processo, è pronto per divenire l'erede della società e della cultura. Non a caso accade, come dicevo, a 6 anni. L'Edipo è per sempre. In ogni caso, il desiderio di amare la madre e di uccidere il padre, benché dopo una piccola, breve reviviscenza puberale, venga rimosso nell'inconscio e venga controllato dalla censura, continuerà comunque ad affiorare nei sogni, nei sintomi, nella fantasia, nel gioco. E in modo inconsapevole orienterà la scelta del partner. Se ci fate caso, se fate, esaminate bene le scelte del partner, sono sempre prefigurate, vi è un'attesa di quello che sarà il partner, che viene riconosciuto per qualche aspetto, magari marginale, simile al primo oggetto d'amore. Quindi c'è qualche cosa che nella mente dell'uomo, nella percezione dell'uomo, e questo è l'esempio che stiamo facendo, collega l'oggetto d'amore, l'uomo amato, il partner, e la donna amata, la partner, volevo dire, scusate, con la propria madre. Dice in proposito Freud, on revient toujours à ses premiers amours. Dice, si ritorna sempre ai nostri primi amori. Freud non è mai stato così allegro, si vede che aveva sentito che questa cosa era per lui molto divertente, no? Il fatto di trovare nel partner, per le donne il padre, per gli uomini la madre. In generale, comunque, si tratta di rinunciare alla felicità. Per Freud la felicità è la possibilità di esprimere liberamente pulsioni d'amore e di odio, di essere completamente liberi di scaricare le tensioni passionali. Ma dice non è possibile, lo spiega nel Disagio della civiltà, non è possibile perché vivremmo nella paura, perché sarebbe un clima obesiano di homo homini lupus, di paura di tutti contro tutti. Perciò rinunciamo all'aggressività e all'amore, in gran parte alla libido e all'aggressività, sottoponendoci al disagio della civiltà. Vista la funzione fondante del divieto edipico, ci aspetteremmo che quell'editto fosse enunciato a gran voce. No, ma se fonda la società, fonda la cultura, ma perché nessuno lo mette nei codici che regolano la nostra vita? Invece la proibizione dell'incesto, la legge delle leggi, non viene mai esplicitata. Non fa parte dei comandamenti di Mosè e neppure dei codici civili di nessuna legislazione. Forse, osserva Lévi-Strauss, perché costituisce la condizione a priori del diritto. Se c'è diritto è perché prima c'è stata la legge del divieto dell'incesto. Non c'è bisogno di dirla, non c'è bisogno di enunciarla, perché sorregge tutta la nostra società, tutti i nostri rapporti. Funzione costitutiva dell'Edipo per la società e per la cultura. Come preannunciato, il mito di Edipo rappresenta nella psicanalisi un efficace dispositivo per far evolvere la sessualità umana dall'autoerotismo infantile alla genitalità adulta,
per promuovere il passaggio dalla posizione di figlio a quella di padre. Non è facile, non va da sé, non è così automatico, non basta generare per diventare padre. Ma spetta al mito antropologico di totem e tabù, altrettanto importante nella costruzione freudiana, ideato da Freud stesso, un mito che Freud si inventa. Dice probabilmente le cose sono andate così. Questo serve per mettere in luce la funzione dell'Edipo nella società e nella cultura, cioè nella civilizzazione. Senza addentrarmi nella complessa narrazione di questo mito, mi limito a osservare che Freud lo elabora per esplicitare ciò che nel mito sofocleo, tratto dal teatro di Sofocle, rimane implicito, non viene detto. Il divieto edipico, infatti, andiamo avanti, impedendo ai figli di soddisfare le pulsioni erotiche aggressive nel perimetro della famiglia, tu nella famiglia non potrai né sposare tua madre né uccidere tuo padre, induce i figli a trovare i propri partner all'esterno. Si stabiliscono così, al di là dei legami di consanguineità, dei legami naturali, contratti matrimoniali, sottoscritti tra famiglie non imparentate. È interessante osservare che ci si può sposare, ci si può diventare parenti di persone che originariamente non sono tali, perché non devono essere nostre consanguinee. Quindi sono patti di alleanza, patti simbolici sottoscritti tra famiglie che costituiscono la struttura elementare della società. Cioè la prima struttura, le prime pietre della società sono appunto questi patti matrimoniali, no? In cui si dà un figlio per una figlia e viceversa. Sarà Lévi-Strauss a riconoscere nell'interdizione edipica, quindi non sposare la madre, non uccidere il padre, la legge universale minima, perché la cultura si differenzi dalla natura attraverso un passaggio dalla endogamia all'esogamia. Endogamia vuol dire rapporti interni alla famiglia, esogamia aprire la famiglia ad altri contatti, ad altre relazioni. Per certi versi l'azione di Edipo volta alla ricostruzione della propria storia, è stata spiegata benissimo prima, è paragonabile al lavoro della psicoanalisi, come dimostra la differenza con altri regimi conoscitivi. Mentre Tiresia e Apollo attingono direttamente alla verità, l'uno dal passato, Tiresia, l'altro dal futuro, Apollo, e dopo vi giunge attraverso un lento, doloroso percorso indiziario, la cura psicoanalitica. No? Uno va in analisi, dice Lacan, chiedendo chi sono io, e l'analista risponde, tu sei la tua storia. Al termine del quale, di questo percorso indiziario, venuto a conoscenza di quanto il fatto aveva deciso per lui e dei suoi vani sforzi per sottrarsi al destino, al volere degli dèi, Edipo si acceca. Accecarsi significa, e anche qui è già stato premesso, ma ribadisco in senso psicanalitico, distogliere lo sguardo dalla realtà esterna per volgerlo verso la realtà interna e riconoscere che la verità è dentro di noi, lo dirà anche Sant'Agostino poi con molta forza, che l'inconscio condiziona la nostra vita e che noi, sono parole di Freud, non siamo padroni in casa nostra. L'itinerario che Sofocle compie passando dalla tragedia dell'Edipo re alla tragedia successiva all'Edipo a Colono, che significa Atene, mette fine alla logica arcaica della vendetta, alla logica ripetitiva dell'occhio per occhio, dente per dente, logica arcaica, inconscia, rappresentata da Tebe, per approdare alla mediazione razionale e politica rappresentata da Atene, un passaggio questo fondante per la storia della civiltà. Ora mi permetto di, un gesto forse un po' eccessivo, di interrogare l'Edipo con lo sguardo dei nostri problemi della contemporaneità. Poiché i miti non sono mai morti, quello che ci interroga ora è il modo con cui il complesso di Edipo opera nell'individuo, nella famiglia e nella società, tre sfere che interagiscono tra di loro in modo che ogni variazione coinvolge tutte le altre e trasforma tutte le altre. Potremmo iniziare da uno qualsiasi di questi ambiti, individuo, famiglia, società, ma poiché abbiamo riconosciuto nel padre il primo agente del conflitto edipico, è sulle variazioni intervenute nella sua figura e nelle sue funzioni che imposteremo il discorso.
Lacan parla in proposito di evaporazione della figura paterna, altri di morte del padre, di famiglia affettiva che si è succeduta a quella autoritaria, successiva a quella autoritaria. Appare allora ineludibile chiederci come l'erosione dell'autorità paterna e delle figure sociali corrispondenti, perché la società è piena di figure paterne, il presidente, il generale, il direttore, il primario, noi contattiamo continuamente figure paterne, come questi mutamenti, questa erosione del padre e di conseguenza a discesa delle figure paterne modifica il superio. Abbiamo detto che il superio è un deposito della figura paterna. Cambiando la figura paterna, come si cambia questa funzione interna e come cambia l'ideale dell'io, perché il superio ci presenta un ideale dell'io. Il figlio, un tempo dominato da un padre autoritario, risulta nelle nuove famiglie sempre più affidato alla gestione materna. Pensate alla mamma, ma pensate anche a tutte le insegnanti, quasi tutte sono donne, vi è una gestione materna dei figli maschi, con la conseguenza che le ingiunzioni del superio vengono trasmesse in modo subliminale. Non sono più così determinate, così esplicite come quando venivano formulate dal padre. Non vengono personificate da un rappresentante della legge con cui stabilire un rapporto di rivalità, un rapporto di odio, un confronto duro. Non c'è confronto con la figura della legge. La madre conduce il figlio verso la società e la cultura, molte volte lo fa da sola, pensate che più della metà dei figli vengono cresciuti dalla sola madre, conduce con altri mezzi il figlio alla società, compie il percorso con altri mezzi e questo ha delle conseguenze notevoli, incapace di sentirsi odiata, le mamme non accettano di sentirsi odiate dai figli, non ce la fanno proprio, di riconoscere come necessaria l'ostilità del figlio, cosa che gli uomini sanno accettare, piuttosto che proibire, minacciare e punire, preferisce esortarlo, incoraggiarlo, sostenerlo, cioè fargli comprare il percorso in modo positivo, senza minacce, senza sfide. Ciò che viene a mancare in tal modo è la parte negativa dell'Edipo, l'uccisione del padre immaginario, l'introiezione del padre morto, l'identificazione con la sua figura, per approdare infine al riconoscimento, ultima tappa, di una legge morale astratta e impersonale come quella kantiana. No? Senza figure che conducono, non c'è più una figura di riferimento, il superio si costituisce in un modo morbido, in un certo senso un po' inconsapevole. In un regime materno, il processo verso l'età adulta avviene sì con qualche screzio, perché anche con la madre si litiga, ma in modo sostanzialmente pacifico, per prossimità, per empatia, per condivisione. Ne risulta di conseguenza un superio che non si è mai confrontato con il potere, no? Non si sono mai confrontati con il potere, con il conflitto, con la violenza, con la dialettica della colpa, della pena e del perdono, tutte quelle che sono state descritte precedentemente. Priva di raffigurazioni immaginarie e di parole per dirsi, la proibizione edipica senza scomparire si affievolisce. Non è che noi non sentiamo, non siamo colpiti dall'interdizione edipica, ma in un modo molto più morbido, meno evidente, meno autoritario rispetto al passato. E questo affievolimento colora la famiglia attuale di una incestuosità soft. Noi viviamo in famiglie lievemente, dolcemente incestuose, non si tratta degli incesti che fanno scandalo, che sono i penali, ma si tratta di un'incestuosità. Per esempio, chi conosce le famiglie sa quante volte i figli dormono nel lettone dei genitori, quante volte le madri separate dicono al figlio di dormire accanto loro prendendo il posto del padre. Non fa più scandalo questo, no? Il problema del lettone però è un problema della nostra epoca. Privo di un forte dispositivo regolatore, il ragazzo si trova impreparato di fronte alle esigenze di convivenza della società. Molti insegnanti dicono che i ragazzi giungono a scuola che non hanno ancora appreso le regole di convivenza, eppure ci vogliono, prima o poi devono essere accolte, devono essere accettate, perché le regole sono necessarie per vivere insieme. Però non sono state imposte dalla famiglia. Molti insegnanti lamentano che questa imposizione delle regole, dei limiti, spetti loro, venga delegata al loro lavoro. Paradosso.
Guardate che una cosa, questa riguarda soltanto le famiglie borghesi, non certo altre famiglie, ma molte volte la severità del superio risulta inversamente proporzionale a quella esterna. Tanto più i ragazzi crescono in un clima di tolleranza, di libertà, di accettazione, tanto più, visto che le regole sociali sono comunque necessarie, devono costruirsi da sé questa barriera interiore, devono essere da soli a farsi un superio individuale, tanto che i ragazzi che hanno una determinazione più forte non sono quelli che hanno delle famiglie autoritarie contro le quali si possono anche mentalmente rivoltare. Si può dire: mio padre che mi ha castigato, io lo odio, ma non si può dire: io odio un padre che non mi ha mai castigato, che mi ama, che mi sostiene. Quindi manca la possibilità appunto di discutere le regole, e spesse volte i ragazzini se le danno da soli, ma se le danno in modo molto crudele, molto forte, perché non sanno modularle, non sanno mediare e accedono direttamente alle energie del superio, che sono energie crudeli, energie dure, energie non modulate, non civilizzate, no? Tanto che Lacan dice: il superio attuale è una bestia immonda. Lo vediamo nelle depressioni: la malattia più diffusa socialmente è la depressione, ed è la malattia indotta da un superio feroce che condanna, minaccia, fa paura, senza che la persona sappia quale colpa ha commesso. Mentre un tempo il triangolo edipico, pensate sempre al triangolo edipico, era organizzato in modo verticale: sopra stava il padre e ai vertici di base invece spettavano alla moglie e ai figli, le energie amorose e aggressive salivano verso l'alto, erano dirette al vertice più elevato, e in tal modo si preparavano ad essere gestite da una società autoritaria. Avrebbero trovato la stessa forma, dal basso all'alto, in tutta la società. Era una società sicura dei propri valori, certa dei mezzi con cui perseguirli. Ora le cose non stanno più così. Nella tarda modernità, in un Edipo appiattito, prevalgono rapporti orizzontali, relazioni fraterne, relazioni amicali. Quante volte, parlando con i genitori, mi sono sentita dire da un padre: io sono il miglior amico di mio figlio. Vi assicuro che non ho mai sentito un figlio dire: io sono il miglior amico di mio padre. Comunque la tendenza è quella di non riconoscere autorità verticali. Le distanze generazionali sono annullate dalla mancanza di valori e di promesse. Questa società non promette nulla, no? Diceva un adolescente: questa società non mi chiede niente, ma non promette niente. Al tempo stesso, però, i giovani sono divisi tra di loro da una competizione feroce, indotta dalla penuria di risorse. Pensate ad esempio alla rincorsa alle varie scuole, cioè se entri tu al liceo migliore non entrerà un altro. Una cosa che una volta non c'era: uno si iscriveva al liceo, adesso ci sono due posti, per esempio recentemente al liceo Volta, 200 posti, 1200 concorrenti. Questa è una società competitiva, ma ferocemente competitiva. L'ansia del successo o la paura di non farcela non risiede tanto nei ragazzi quanto nei genitori. Sono soprattutto le madri a spronarli a farsi avanti, a imporsi, a emergere. Se nella generazione pre-crisi, cioè quella dei nostri figli, finché ha funzionato l'ascensore sociale, il compito dei ragazzi era di studiare. Poi ciascuno avrebbe ottenuto ciò che meritava. Questo rinvio, tu fai il tuo dovere, poi otterrai quello che meriti, non vale più per i nipoti. Questo, di fronte all'impossibilità di essere tutti vincenti, emergono sentimenti negativi, quali la delusione, la colpevolizzazione, la rabbia e il rancore. No? Questa è una società del rancore, contro più che altro. Mentre la minaccia paterna tradizionale, quella dell'Edipo classico, era: non puoi, nel senso non devi. Il padre interiore diceva al figlio: non devi. Ora è cambiata, nel senso che è il figlio a dire: non posso. In che senso? Non ce la faccio. Non riesco a essere all'altezza delle vostre aspettative. Mi sento inadeguato, sfigato, come dicono i ragazzi.
Nella famiglia affettiva, che è quella predominante, il sintomo più inquietante è diventato non l'aggressività verso il padre, come nella contestazione studentesca, come nel 68, nella cultura dei pugni in tasca, no? Quanto l'incapacità di vivere. Problema dei giovani è più grave l'incapacità di vivere. La percentuale dei giovani tra i 14 e i 26 anni che non studiano e non lavorano, la famosa generazione nenè, stupera ormai il 20%, qualcuno parla del 26%. Spesso è una protesta inconsapevole di fronte a genitori sentiti al tempo stesso come amorevoli e persecutori. Genitori che per il loro bene, si sente spesso dichiarare così, impediscono ai figli di scegliere, di rischiare, di sbagliare, di ricominciare. Ma la capacità di prendere con responsabilità decisioni che ci riguardano è la prova della raggiunta maturità. Tornando al mito per un momento, tornando al mito, lasciandoci alle spalle Tebe, la città delle passioni torbide, che cosa troverà ad Atene il novello Edipo? Cioè i giovani, che cosa troveranno nell'Atene di domani? Una città ben diversa da quelle che aprì le porte al mitico precursore, dove nulla è più come prima, da quando, con la dissolvenza della figura paterna, sta collassando tutto il sistema. Non è un caso che dopo secoli di interdizione, le biotecnologie della riproduzione, la fecondazione artificiale, da tempo praticate sugli animali domestici, si sono estese agli umani, erano state bloccate, sembrava che fossero empie, ora si sono estese agli umani e sembrano non trovare limite. Superato ogni limite, hanno trovato nella scienza e nella tecnica una rapida evoluzione e in un'economia di mercato una vasta diffusione. Le personificazioni del triangolo edipico, padre, madre, figlio, si sono frantumate in un ventaglio di identità difficili da assemblare. Basta pensare che la madre, garante dell'unità delle origini, si è moltiplicata, come accade nelle gestazioni surrogate, cosiddetto utero anolo, in un ventaglio di posizioni: la madre genetica, la madre portante, l'acquirente, la madre che compra il bambino, l'accudente. Un figlio può avere un solo genitore, oppure più madri, più padri, e con la donazione del seme un'infinità di fratelli. Sinora sono situazioni minoritarie, marginali, ma gli effetti appaiono sconvolgenti perché nella mente e nella società, guardate, questo è molto importante, lo schema edipico ha perduto la necessità, la perennità e l'universalità che Freud gli attribuiva. Ma non è più così necessario, non è più così ovvio, non è più così determinante. Infranti gli stampi della tradizione, spetta a ciascuno narrare la propria storia e orientare, per quanto possibile, il proprio destino. Ma questa libertà, mai sperimentata prima, può costituire una risorsa inebriante, in fondo si può vedere anche in positivo, ma, come insegna Fromm, la libertà fa paura e induce spesso a cercare nuovi poteri cui affidarsi. Come ammoniva Lacan, rivolgendosi agli studenti contestatori del 68, voi cercate nuovi padroni e li avrete. Chi sono i nuovi padroni? La società neoliberale in cui viviamo offre ai giovani, cioè a chi persegue la propria realizzazione, un ideale individualistico. Questa è la società degli individui, rappresentato dal divenire l'imprenditore di se stesso. Quante volte vi siete dire, ognuno deve diventare l'imprenditore di se stesso, fare le sue start-up. Un progetto che, privo di garanzie sociali, di referenti esterni e di rapporti verticali, affida al superio il compito di guidare, secondo le leggi del capitalismo, un io che si crede libero mentre assoggettato al più intransigente dei padroni, se stesso. Agli obblighi esteriori, quelli della società tradizionale, visibili e contestabili, questo è importante, gli obblighi posti si possono contestare, subentrano obblighi interiori, finalizzati alla massima resa delle prestazioni e all'ottimizzazione del tempo.
Oggi ciascuno è un lavoratore che frutta se stesso per la propria impresa. Ognuno è padrone e servo in un'unica persona. Il soggetto che, avendo mancato il conflitto edipico, non conosce le relazioni che lo hanno costituito, aderisce spontaneamente all'idea che la società gli propone, e gliela propone non con costrizioni, ma con modi suadenti e persuasivi. Non nessuno dice deve diventare l'imprenditore di se stesso, ma sarà bellissimo, sarai felice se diventerai l'imprenditore di se stesso. Accettata una gestione autoreferenziale e narcisistica di sé, cercherà poi vanamente un riconoscimento. Noi abbiamo tutti bisogno di riconoscimento. Per sapere chi siamo lo chiediamo agli altri, abbiamo bisogno che gli altri ci restituiscano l'identità che noi proponiamo. Abbiamo bisogno del consenso degli altri, ma se non ci sono figure autorevoli, questo consenso non giunge. E da che cosa è sostituito? Dai selfie. È interessante questa bacchetta con cui ci fotografiamo, cercando di identificarci da soli, di valorizzarsi da soli, perché nessuno lo farà per noi. Alla biopolitica, questo è un termine foucaultiano, la biopolitica è quella del secolo scorso, che cercava di disciplinare i corpi, pensate, ai corpi dei lavoratori, per renderli adatti, idonei alla produzione industriale con le catene di montaggio, no? Quindi erano corpi che dovevano essere disciplinati. Ora questo non è più un bisogno sociale, non è una richiesta sociale quella dei corpi disciplinati. Quindi non c'è una biopolitica, ma una psicopolitica. E questo è molto diverso, no? Con la sua complicità manipola tutto l'uomo, i suoi tempi, i suoi spazi, i suoi desideri, la sua vita. Siamo noi i manipolatori di noi stessi. Deleuze e Guattari, vi ricorderete un libro che ha fatto epoca, L'Anti-Edipo, avevano immaginato un mondo post-edipico dove, in mancanza di limiti e interdizioni, i flussi libidici, cioè le pulsioni, avrebbero circolato liberamente nell'individuo e nella società. Sembrava una società libera, una società felice. Ma quell'utopia anarchica non si è mai realizzata, perché un potere invisibile lega chi lavora con catene più sottili rispetto a quelle imposte ai corpi, ma ancora più vincolanti. Siamo i vincoli, non li vediamo, ma sono ancora più forti di quello di un tempo. A questo punto sembra di capire che una nuova rivoluzione capace di porre fine allo sfruttamento dell'uomo sull'uomo dovrà innanzitutto avvenire nella mente dei soggetti, nella nostra mente, mettendo in luce le contraddizioni interiori, l'opaca tirannia del superio, le complicità dell'io, la falsa coscienza che ci illude di vivere in un regime di libertà mentre siamo carcerieri di noi stessi. Ormai incapaci di utilizzare la potenza sovversiva delle passioni, penso alla forza delle passioni nel teatro tragico, così come di accettare la stabilità degli affetti e la profondità dei sentimenti, ci riconosciamo piuttosto nelle emozioni, stati d'animo precari, volatili, inconcludenti, facili da sottoscrivere con un like o un emoticon, ma difficili da condividere davvero. Nella tragedia L'Edipo re di Sofocle, giunti alla soglia di Atene, così parla Antigone rivolgendosi al padre. Finito. Nella tragedia dell'Edipo re di Sofocle, Antigone e Edipo vanno verso Atene, abbandonano Tebe, vanno verso Atene. Giunte alle porte di Atene, Edipo si sente stanco e la figlia dice, rivolgendosi a lui: or piega qui le membra su questa scabra pietra, poiché è lungo per un vecchio, è il cammino che hai percorso. Così vecchio Edipo e così lungo il suo cammino da non consentire un nuovo inizio. Che altro possiamo fare se non con lui arrenderci alla stanchezza e sederci su una pietra? È questa la sfida che una psicanalisi critica può cogliere, forse deve cogliere, se non vuole ridursi a un'impresa autoreferenziale, se intende perseguire la ricerca di una verità trasformativa, quale quella che ci ha proposto Freud. Grazie. Thank you.
Bene, due affascinanti e ricchissime relazioni che sicuramente stimolano domande. Non abbiamo molto tempo, ma direi che due o tre domande per ogni relazione si possono formulare. Prego. Mi raccomando di limitarsi alla domanda, per favore. Grazie. Sì, 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 sicuro. Alla professoressa, affinché il complesso di Edipo fosse veramente vero e importante nel processo della psicogenesi, dovrebbe avere un suo precursore nella filogenesi della psicogenesi. Quindi io le chiedo, ci sono dei corrispondenti che sono, siano stati individuati nella psicogenesi animale, degli elementi che possano far pensare che quelli sono i premonitori del complesso edipico? Perché niente nasce per caso e il complesso di Edipo non può essere nato soltanto nell'uomo se non ha un precedente. Legato a questo, la mitologia è sicuramente molto importante nella formazione della psiche della persona. Certo. E le mitologie, lei sa che le mitologie sono tante. Certo. Sofocle e Edipo fanno parte della mitologia occidentale. Esiste la mitologia asiatica e la mitologia anche negro-africana. Certo, sì, giustamente, sì. A opporsi contro Freud fu Carl Gustav Jung, che ad un certo momento si è staccato da lui perché non è stato completamente d'accordo con le sue teorie. E allora il complesso di Edipo nelle altre culture, secondo lei quali sono gli elementi? Grazie. In tutte le culture ci sono dei racconti che possono essere riportati al complesso Edipo. C'è un bel libro che si chiama L'Edipo africano, che ritrova nelle leggende africane proprio la stessa trama. Io non credo che si possa trovare negli animali, in quanto segna proprio la differenza tra la promiscuità animale e gli steccati che organizzano, che indirizzano la sessualità umana. Quindi non è la precedente, non è nella filogenesi darwiniana animale che dobbiamo cercare i precedenti, ma dice Freud nella filogenesi della storia della civilizzazione. C'è questo primo tempo, che è quello spiegato in Totem e Tabù, dove appunto i figli si ribellano, uccidono il padre, ma a questo punto decidono di dividersi la colpa con un pasto detto totemico, mangiano insieme le spoglie del padre per interiorizzarlo e decidono che l'uccisione del padre e il possesso della madre non sarebbe avvenuto mai più. Dice Freud, questa è la base della umanità, della civiltà, è quello che ci differenzia dagli animali. Gli ominidi, dice, erano retti da tutto un altro principio, cioè vi era il padre dell'orda, e pare che in certe scimmie superiori ancora accada questo, il padre dell'orda possedeva tutte le femmine e scacciava i figli rivali, finché i figli decidono di coalizzarsi, di uccidere il padre e di compiere questo pasto rituale che Freud tra l'altro ritrova nella comunione, quello mangiare il padre ucciso, mangiare il corpo della divinità, e decidere su questa base di questo pasto condiviso, vuol dire di questa colpa condivisa, di non uccidere mai più. E su questo fondare la comunità umana. Quindi non è una tradizione tanto animale quanto una tradizione umana, il passaggio da una preumanità all'umanità, dal prima di essere uomini al divenire uomini. Questo è il processo che Freud inventa, è un mito inventato, un mito che però gli sembra
possa rappresentare questo passaggio che lui non considera pervio, cioè non c'è una continuità assoluta tra gli animali, tra la natura animale e quella umana, ma aveva proprio questo gesto innaturale, del tutto innaturale, di precludere i rapporti familiari, che non ha altra ragione che quella appunto di spingere a condurre poi delle trattative che saranno alla base della società umana. Quindi è un impedimento che ha la funzione appunto di costituire la società a scapito della chiusura familiare. Quello che l'umanità non vuole è che le famiglie si chiudano nell'autosufficienza. È necessario assolutamente che una famiglia chieda all'altra una figlia per un figlio, e in questo modo si costituisce la trama di base della società. Se non ci fosse, non ci sarebbe neppure la storia dell'umanità. Altre domande per Bonazzi o Silvio? Beh, se non c'è nessun altro domanda. Ah, c'è. Oddio, tanto. Il mito di Edipo in Sofocle si conclude in tragedia, perché il destino è vincente. Il mito di Edipo in Freud, in ogni caso, implica non una sconfitta, ma una repressione, che è quella della società, perché non è possibile dare libero corso a tutti gli istinti, bisogna, direi civilizzandosi, reprimerne alcuni. Proprio, direi, nella Francia di fine secolo scorso è stato rilevato che con Deleuze e Guattari è stato rilevato che questa componente di repressione senz'altro non risolve il problema di un cambiamento della società. La società viene legittimata, la civiltà viene legittimata nella sua repressione. La repressione coincide con il livello di civilizzazione, e cercano quindi altre soluzioni, rifiutando in blocco il mito di Edipo ed individuando la macchina desiderante in pratica fuori dal nucleo familiare. Proprio l'antagonismo, direi, all'Edipo freudiano è l'antagonismo a questa dinamica unicamente familiare. Spostano, direi, il baricentro della macchina desiderante, che pur si trova sempre nell'inconscio, lo spostano fuori dalla famiglia. Nell'individuo soprattutto, oltre che ecco, alla famiglia, la repressione avviene nell'individuo, e questo introduce, rende molto difficile passare all'io, al noi, produrre la lotta di classe. Ecco, questo è proprio, credo che sia proprio il problema fondamentale, perché effettivamente nemmeno loro sono riusciti a trovare una dinamica che ci porti ad una dinamica, direi, collettiva, quella che Sartre chiamava il gruppo di fusione. Si parte sempre, direi, dall'individuo, da una coscienza individuale, ma uno per uno non facciamo poi nessuno, direi. Bisogna essere un gruppo di fusione, come diceva Sartre. E questo non è stato, diciamo, accolto, direi, da Deleuze e da Guattari. Però direi in questi filosofi c'è una concezione della storia diversa da quella di Freud, diversa nel senso che c'è una positività della storia, una fiducia nel poter cambiare che Freud non aveva, perché ha radicalizzato l'istinto di distruzione, e quindi radicalizzando l'istinto di distruzione il cambiamento
il cambiamento soprattutto violento, direi non è possibile. Credo quindi che il problema rimanga aperto proprio quello di come si riesce, attraverso soprattutto una concezione positiva della storia, ottimistica nella possibilità di cambiare, direi, la storia, il problema sia quello di determinare quel gruppo di fusione che Sartre, utilizzando per l'appunto la psicanalisi, non la schizoanalisi di Deleuze, cercava di conseguire. Grazie, come lei dice, il problema è aperto, cioè pensare a queste cose vuol dire invitarci a pensare oltre, ad andare oltre all'esistente. Sì, vorrei chiedere, diciamo, un commento, due parole su un aspetto magari particolare, però che mi colpisce. Noi parliamo di ruolo del padre, ruolo della madre, lo stile paterno e lo stile materno, ma sono delle figure. Questo poi nella realtà si declina con l'altra variabile, che è il genere, che è maschio femmina. Noi diamo per scontato il padre maschio, la madre femmina, ma questo è solo, sono solo due degli incroci possibili, no? Ecco, volevo magari un commento, due parole in più su questo, grazie. Ma questo è un altro discorso molto difficile, perché nella famiglia vi è un'attrazione verso il centro, per cui padre e madre tendono non più ad essere due polarità, ma ad avvicinarsi, e nello stesso tempo maschio e femmina ad omologarsi. Quindi ha ragione, sono avvenimenti, sono smottamenti, come se ci fossero degli elementi tellurici sotterranei che convergono nel creare appunto qualche cosa che ancora non riusciamo bene ad individuare. Io questa sera ne ho messo appunto uno, non saprei francamente collegarli tutti, ma comunque ci inducono a pensare che stiamo cambiando, che le figure, che anche le figure geometriche, il triangolo che ha costituito il punto di riferimento, forse stanno mutando, forse si parla di appiattimento, si parla di società dei pari, si parla di perdita di autorità, di autorevolezza anche, non solo di autorità ma anche di autorevolezza. E nello stesso tempo però non c'è una vera rivolta, non c'è una vera opposizione generazionale. Non so che cosa stia succedendo. Do a voi qualche, come lei sta facendo adesso con me, elementi di pensabilità, e la ringrazio. Una domanda per entrambi. Nel racconto di Sofocle, Edipo sembra il personaggio che arriva per primo a una consapevolezza, alla propria coscienza, nel momento in cui si rende conto, sì, di aver risolto non il primo ma anche il secondo enigma, e di trovarsi all'interno di un meccanismo dal quale lui stava cercando di uscire. In quel momento lui concepisce la propria stessa coscienza. La domanda è: i personaggi che con lui compongono il racconto di Sofocle riescono ad avere una propria coscienza, o sono o ne sono privi? E nella costruzione di Freud, nella sua costruzione geometrica, l'individuo arriva in quale momento a riconoscere la propria coscienza? Mai del tutto. No, nel caso della tragedia il punto interessante è l'esaltazione della specificità di Edipo rispetto agli altri personaggi, perché gli altri personaggi accettano in qualche modo sempre il ruolo in cui si trovano a vivere, e quindi vivono in un modo passivo la loro esistenza,
è anche più confortevole, no? Il giocasta gli dice non andare avanti a chiedere. Ciò che fa la grandezza di Pippo e la sua miseria è il fatto che lui in qualche modo non accetta, vuole andare oltre, vuole costruire una vita in qualche modo sua, e questo si rivela illusorio. E da questo punto di vista volevo fare un piccolo commento, un parallelo. La cosa interessante di questo gioco di trasformazioni e rovesciamenti delle due relazioni incrociate è che la mia relazione in qualche modo faceva vedere questo gioco di Edipo che cerca di affermare se stesso e si scopre schiavo di un destino che non controlla. Questo è chiaramente un modo di raccontare questa storia che è negativo. Cioè, noi pensiamo di essere liberi e ci scopriamo invece determinati biologicamente, geneticamente, socialmente, caratterialmente, storicamente. Sono infinite variazioni su questo tema. La rilettura freudiana, in qualche modo, da un certo punto di vista un po' più matura, rovescia la cosa, dice fortunatamente ci sono questi limiti, perché questi limiti in qualche modo ti insegnano anche a considerare gli altri e non soltanto te stesso, che invece è quello che, da cui avevo iniziato, cioè questa specificità assoluta di Edipo che sembra l'unico, che però sembra anche da un certo punto di vista un bambino, che esiste solo lui. Cioè, quindi è veramente quello che fa la grandezza di questo mito, è veramente il fatto che ogni volta che uno raggiunge una conclusione si ritrova rovesciato, per cui pensa che la libertà sia un valore e si rende conto dell'importanza delle trame che ti legano ma ti determinano. Insomma, questo penso sia un punto che Freud dice nulla è peggio di una società di natura, perché in una società di natura prevarica il più forte. No, se noi ci comportassimo senza leggi, senza norme, senza elementi di repressione, sarebbe il potere del più forte, e questa secondo lui sarebbe la cosa peggiore. Quindi la civiltà costa, la civiltà chiede molto, ma è necessaria. Allora si tratta di avere, di giocare tra avere la minor repressione, però comunque che non permetta l'onnipotenza, la violenza, la prevaricazione. E giocare sempre su questo limite, su questa misura di meno repressione possibile, però neanche la libertà assoluta. Quello che fa dire ad Anna Freud la migliore educazione è la minor educazione, cosa che poi dirà anche Maria Montessori, e quindi c'è questa continuità, ecco, di dare delle norme, dei limiti, dei confini, ma il meno possibile. Nella sua relazione, nella relazione di... verso la fine c'è la consapevolezza del destino. Quando c'è la consapevolezza del destino, emerge Apollo, capito bene? Ecco, vorrei qualcosa in più su questo anello. Grazie. Sì. Cioè, Apollo è la figura, forse è il vero protagonista della tragedia, perché Apollo era sempre lì. Io quando leggo la tragedia penso sempre alle statue greche, che hanno sempre gli dèi, hanno sempre quel sorriso beffardo, statico, e stanno lì perché in fondo, come dire, Apollo è il dio della... è poco divertente, però è molto ci sono delle finezze nel testo che non vanno perse. Edipo, poco prima di accecarsi, maledice Apollo. Apollo è il dio della luce, il dio che porta la luce. Il problema è appunto che si è rovesciato completamente. Come dire, questa battaglia tra Apollo e Edipo è stata persa, perché Edipo pensava di essere colui che portava la luce, che faceva l'ordine, e non faceva che realizzare qualche cosa che Apollo beffardamente aveva già detto: se allora X, se A allora B. Quindi in qualche modo ecco che mentre Edipo si acceca si afferma la verità del meccanismo, cioè a questo punto sulla scena rimane solo Apollo, e diciamo adesso un po' poetico, però quel sorriso, se uno è presente con le statue, è un sorriso, perché ed è il messaggio finale di Sofocle, è un sorriso enigmatico, perché alla fine non ci sono più risposte, cioè non è, come dire, il tentativo è fallito, no? Nel momento in cui lui ha trovato la risposta ha scoperto la sua nullità, e quello che rimangono le domande che ci facciamo noi, che sono l'unica cosa che ci rende veramente speciali qua nell'universo, diciamo, è quel sorriso di Apollo che nessuno riesce a decifrare. E come dire, come se Edipo avesse capito troppo tardi che la battaglia non era con la Sfinge, la battaglia era con Apollo,
e la luce di Apollo è una luce che acceca, quindi c'è tutto questo gioco di rovesciamenti che rende il testo veramente infinito. Come infinito, sì, infinito. Un cammino che non finisce mai. È la infinita interpretazione. Sì. Grazie della bella discussione, grazie della presenza, dell'attenzione, grazie ai relatori. Come? 200, questa sala è enorme. Siete state bravissimi. Bravissimi tutti e due. Splendido, davvero, complimenti.